Firenze 0-0, questo derby del Lorenzo Casini, ma sicuramente appunto il Trestina avrebbe meritato molto di più. Due espulsioni, tante emozioni per una partita finita a reti violate, ma che sicuramente ha regalato molte emozioni ai tanti spettatori presenti. La cronaca, il Trestina in campo con una insolita maglia verde, costretta a rinunciare a Vinelli e Morvidoni, mentre nella Voluntas out Manni e Falzone. Primi squilli dei locali che al 19° in rapida successione con Mancini mettono i brividi alla capolista. Prima la conclusione del mancio da fuori esce di poco, poi su imbeccata di Alessio Ceccagnoli, su diagonale simile il palo lontano dalla porta di Caracci. Al 26° primo acuto del numero 10 ospite per Onollo, che si libera bene in area, ma la sua conclusione a giro esce di un soffio. Al 30° Alessio Ceccagnoli dalla distanza prova la botta ma non c'entra lo specchio della porta. Al 40° Picchirilli a trovare la palla al centro dell'area, pronta la girata del giovane attaccante trestinese, ma palla anche stavolta fuori di un soffio. Finisce qui la prima frazione che ha visto il Trestina interpretare al meglio la gara, mentre la capolista ha fatto fatica ad innestare la sua arma migliore per Onollo. La ripresa si apre con una ghiotta occasione per i locali. Alessio Ceccagnoli direttamente da calcio franco trova il palo ad impedirgli la segnatura magistrale, la battuta del numero 10 locale. Al 15° Cesari abbatte Gaggiolo a centrocampo e costringe Mangino di Tivoli a tirare fuori il rosso, e per la Voluntas è un secondo tempo in salita in 10 uomini. Al 19° Ciribilli a chiamare Caracci alla difficoltosa respinta con un secco destro da dentro l'area. Altra occasione Trestina, al 22° Antonelli mette dentro un pallone che adesso Ceccagnoli impatta di testa, ma la sfera esce di poco. La Voluntas in inferiorità numerica fa enorme fatica a ripartire. Al 37° parità numerica ristabilita con l'arbitro Mangino che espelle Gaggioli apparentemente per aver detto qualcosa all'indirizzo dello stesso direttore di gara. Nonostante ciò gli ospiti non riescono mai ad impensierire Nicola Ceccagnoli, mentre il Trestina continua a premere in cerca del gol del vantaggio. Non succede più nulla fino al 91° quando una leggerezza di Barbetta stava per favorire Gammaldoni, anticipato di un soffio di Nicola Ceccagnoli. Sarebbe stata la beffa più amara per un Trestina che questa partita l'ha comandata sin dall'inizio, non riuscendo però a trovare il gol. Per un Sport da Trestina, canale TEF Channel, canale 836 della parabola di Sky, Fabio Marracci.